Ciao a tutti ragazzi, come promesso in un'altra puntata di The Binding of Isaac Afterbirth dovremo fare una hard mode con The Keeper, perché ho promesso e quindi ciccia, mi tocca. Preferivo decisamente farla con The Lost, quantomeno avevo la possibilità di arrivarci in fondo e poi morire magari, però sicuramente arriviamo più lontano. Allora, una moneta lì me la devo tenere per forza, per come cura. Abbiamo una moneta e una bomba. Vediamo se ci sono rocce segnate in questo schifo di mondo. Questo è pure campione. Ok, buona questa. Perfetto, abbiamo un'altra moneta qua. Un damage up di poco poco. Abbiamo 0,70 in più, niente di che. Un'altra moneta lì, che poi ci scorderemo tutte queste monete. Perfetto. Adesso vabbè, guarda come moriamo qua. No, ci siamo ripresi. Ah, c'è una roccia segnata, non l'avevo visto. Ci dà una chiave, probabilmente ci aveva dato dei cuori. Io avrei preferito una small rock, ma va bene. E niente, boss. C'è un nemico trasparente? Forse c'era un nemico trasparente. Sì, infatti c'era. Boss, mostro. No, è una stanza così piccola. Cioè, è fattibile, eh? È già capitato, e mi è capitato anche di non prendere danni, ma non è questo il giorno. Addirittura? No, vabbè, ricominciamo. No, ricominciamo. Non ho capito al volo la stanza. Quando non la capisci al volo, ci puoi pure morire. A triplo shot con Ludovico Steckrick fa sta cosa. Simpatico. Ok. Spegniamo i fuochi. Non so come si comporta. Bene. Beh, il danno diventa un AOE praticamente, perché rimane lì, fa danno a tutti. Non è malaccio. Vediamo se ci sono rocce segnate. Non mi pare. No. Non mi dispiace Ludovico Steckrick, in una partita del genere. Sinergizza oltretutto con un sacco di cose. Poi abbiamo tutto il tempo di schivare, cioè se i nemici sono fermi come questi abbiamo tutto il tempo di schivare mentre la lacrima fa il resto. Tipo questa buttando qua. Fatto praticamente il 100%. Torniamo indietro subito. Ci garantisce l'accesso gratuito, la chiave dorata, a tutto ciò che ha una chiave. Urestock. Restock con... Ma perché tutte ste chiavi? Restock non è male. Finiamo il livello, poi vediamo restock se prenderlo. Restock praticamente fa sì che quando noi prendiamo un oggetto dallo shop venga sostituito con un nuovo oggetto. Ovviamente è uno shop infinito, chiaramente pagandolo, ci mancherebbe. Ecco, questi nemici
con Ludovico Steknik so comodi, perché sì, cioè comodo e basta. Anche questi, perché ti metti lì da una parte e loro non ti ci devi neanche avvicinare in sostanza. Metti qua, monete le lasciamo perché se prendiamo danno ci possiamo curare. Via. Cazzarola. No, è troppo veloce. Troppo. Dobbiamo far passare lui sulla lacrima, non il contrario. Ok. Ma così non è vita, lo dico. Ma fa danno o fa finta? Muori, ti prego. Ok. Non ho dovuto sprecare il cuore. Non ho dovuto sprecare monete, almeno quello. A questo punto potrebbe essere interessante. Monete. No. Qua non ci può essere niente. Cioè, sì, ci potrebbe essere la stanza super segreta, ma non mi ci metto neanche a cercarla. Qua potrebbe essere la stanza segreta. Forse sì. Invece no. Ah, potrebbe essere qua la stanza segreta. Non sarebbe male. E invece. Niente, scherzavo. Quindi non sapremo mai dov'è. Vabbè. Ma forse è qua. Nemmeno. Ci prendiamo la chiave per il prossimo livello. Anzi, sì, ok. Anche una bomba forse ci prendiamo per il prossimo livello. Tanto costa solo 3. Adesso dovremmo prendere Leaf. Con Leaf noi saremmo immortali. Che staremmo fermi spostando la lacrima. No, forse no, spostare la lacrima non conta. Vabbè. La lasciamo lì. Infestation 2. Infestation 2 quello. Perfetto. Ogni volta che uccidiamo un nemico verrà spawnato un ragno blu che fa 2 volte e mezzo il nostro danno. Visto che il nostro danno non è per niente male, faremo un bel po' di danni. Bello retrovision, ottimo retrovision proprio. Cioè, quantomeno spawniamo un sacco di ragni. Spegniamo i fuochi prima che ci sparino. Bella che ogni tanto retrovision torna a farci vita. Cazzo. Ah, quello pure maledetto. Però questo spawna ragni. Non fa brimstone. E i ragni vengono a nostro favore. Già abbiamo battuto. Seriously? Utile. Torniamo indietro e ci prendiamo tutti i soldini che mancano, lasciandone giusto uno qua. Vediamo che cosa manca in
questo livello da vedere. In teoria lo shop. Non c'è niente. Anche se trovassi una small rock. Qualcosa, no? Giù di qua. Perfetto, trovato. Bello non dover neanche mettersi in pericolo con Ludovico's Technique. Veramente un buon oggetto con The Giver, credo. Speriamo di non trovare grid. Ecco, secondo me quello è buono come oggetto. Dicevo Peggy Bank, questo qua. Secondo me con lui è buono, perché ogni volta che subisci danno droppi a terra delle tue monete. No, droppi a terra delle monete, non tue. E quindi in teoria sei potenzialmente immortale. E penso che proverò a prenderlo. Ah, guarda, no, non l'avevo visto. Sono un coglione. Non ci sto credendo. Pensavo la spawnasse dall'altra parte. Questa musica proprio è... Niente può spiegare più di questa musica il mio status in questo momento. Ve la faccio ascoltare ancora un po'. Sono triste. Tristissimo. Odio questo personaggio. Aiutatemi. Vabbè, alla prossima. Ciao ragazzi.